Va bene, va bene. Ok, allora credo che oggi Franco ci può illustrare meglio questi passaggi, perché quel periodo è stato uno snodo fondamentale. Franco. No, scusate, a parte che volevo dirvi che questa giacchetta la portavo anche l'11 marzo del 1967. Allora, io vorrei cominciare leggendovi una frase che è scritta in un libro apparso nel 1975 ad opera di Censor, il quale Censor è uno pseudonimo dietro il quale si nascondeva con moltissima probabilità Guido Carli, al tempo ex governatore della Banca d'Italia e presidente in quel momento della Confindustria. Sentite, per incomprensibile e terrificante che a qualcuno possa apparire, perché lui si rivolge alla borghesia, non è più possibile negare una realtà nuova. A partire dal 1969 l'Italia ha un suo partito rivoluzionario, informale, ma proprio per questo tanto più difficile da colpire. Non alludiamo qui evidentemente ai gruppetti studenteschi extra. Non c'è nessuno che mi prenda le pause. Extraparlamentari, che non spaventano in realtà nemmeno il più timorato degli impiegati di provincia, ma tutti coloro che nelle fabbriche e nelle strade manifestano individualmente o collettivamente un rifiuto totale dell'attuale organizzazione del lavoro e del lavoro stesso, sia in realtà già il rifiuto della società che si fonda su questa organizzazione. Questo lo scriveva Guido Carli, il rifiuto del lavoro. Nel 1969 tutti gli atti, tutti i fallimenti o meno della nostra politica interna e dell'economia non sono nemmeno comprensibili se non per rapporto al conflitto talvolta aperto e talvolta sordo che oppone questa realtà nuova a tutte le nostre istituzioni tradizionali che sono entrate in crisi. Senza capi e senza una politica coerente, i lavoratori, i giovani, le donne, gli omosessuali, i carcerati, gli scolari, i malati mentali si sono come d'improvviso proposti di volere tutto ciò che era vietato, mentre rifiutano in blocco tutti i traguardi che la nostra società permetteva loro di raggiungere. Rifiutano il lavoro, la famiglia, la scuola, la morale, l'esercito, lo Stato, l'idea stessa di una gerarchia, quale che sia. Questo partito eterogeneo e violento, incolto e inabile, si vuole imporre dappertutto con prepotenza e per così dire divenuto la misura di tutte le cose, di ciò che succede, in quanto nessuno riesce più a impedire niente, e di quello che non succede, in quanto le nostre istituzioni non sono più in grado di comandare a nessuno. Questo era il quadro del 1975 ed è la cosa che è stata tenuta nascosta in tutti i seguiti, in tutte le sciocchezze tipo la meglio gioventù e le varie istanze e le varie iniziative editoriali che si sono succedute in questi anni. Il paese era sconvolto da un sommovimento generale che metteva paura al sistema. Nel 1973 Agnelli gridò «profitto zero», che significava «non riusciamo più a fare profitto perché nelle fabbriche comanda il potere operaio». Da quel momento, e parlo appunto del 1973, il capitalismo si è riorganizzato
per fare una controffensiva che lo portasse da profitto zero a profitto tutto e salari bassi. Questo è il risultato di fronte al quale ci troviamo oggi. Ma come si arriva a questi passaggi? Nel 1973 viene costituita la Trilaterale, che è un'organizzazione capitalistica che comprende Stati Uniti, Canada nel continente americano, Francia, Italia, Germania, Gran Bretagna nel continente europeo e Giappone. Questa trilaterale si propone due cose. Primo, riduzione della democrazia, perché la democrazia mette in movimento richieste incompatibili con il sistema. Due, favorire l'accesso al potere dei partiti comunisti europei e in particolare del Partito Comunista Italiano, perché viene considerato l'unico partito dotato ancora di autorità e autorevolezza per riportare l'ordine nelle fabbriche e nella società. Questo è scritto nel rapporto pubblicato in Italia nel 1975. Guardate il caso, lo stesso anno del rapporto veritico scritto da Censor. Dunque, il problema incompatibile era il rifiuto del lavoro. Ma da cosa nasceva il rifiuto del lavoro? Il rifiuto del lavoro nasceva dallo sviluppo delle forze produttive che rendevano possibile l'accesso a tutti i beni che il mondo ci può fornire, perché praticamente la produzione diventava sempre meno costosa. Uno degli slogan fondamentali degli operai di Torino era: vogliamo tutto e subito. Questo era assolutamente incompatibile con il capitalismo e dunque bisognava distruggere la classe operaia e complessivamente l'intera popolazione lavoratrice italiana, che non era più governabile. Per fare questo sono state adottate una serie di misure. Da una parte sono cominciati i tagli dei salari. I tagli dei salari sono cominciati in un modo molto subdolo, facendo pagare i servizi. Prima, appunto attorno al 1975-76, gli asili nido, per fare un esempio, erano gratuiti, mentre viene introdotto il pagamento, il contributo dei cittadini alle spese dei servizi. Facciamo un altro esempio. I certificati erano gratuiti. Da quegli anni i certificati si devono pagare, e così si devono pagare le medicine e tutta una serie di altre cose. L'attacco al salario avviene inizialmente in questo modo. Successivamente viene portato un attacco al salario mediante la cosiddetta globalizzazione. È del 1982 l'apertura della prima zona di libero scambio in Cina. Che cosa significa lo sviluppo della Cina? La Cina si è sviluppata con i capitali e il know-how dei capitalisti occidentali e con gli operai dei cinesi pagati quasi zero. Ma ogni fabbrica che si apriva in Cina era una fabbrica che si chiudeva negli Stati Uniti e in Europa e in Italia. Contemporaneamente viene sviluppato tutto il sistema mediante il quale progressivamente la democrazia viene erosa. Ad esempio, attraverso tutte le leggi Bassanini, viene ridotto il potere dei consigli comunali, passandolo tutto ai sindaci. E guardate il caso. Oggi chi ci governa sono due sindaci. Cioè, la strategia della conquista del potere attraverso gli enti locali, sviluppata da Bassanini, grande massone e grande dirigente del PC, è stata proprio questa, quella di spostare il centro del potere in una variegata molteplicità di enti di potere che potevano meglio controllare le popolazioni. Questa che un tempo, nel 1977, prima degli incidenti, io avevo definito germanizzazione latente. Bene,
la trasferimento della produzione è proseguita con gli infausti decisioni della Comunità Economica Europea di allargarsi, il che ha significato mettere in un unico mercato operai con un salario di 1000, adesso facciamo in conti in euro, di 1000-1500 euro, con operai sempre della stessa comunità che hanno un salario di 200 euro. Questo ha significato la delocalizzazione di gran parte dell'industria italiana, piccola e media. Queste sono state operazioni contro gli operai, contro i lavoratori, e insieme è stata distrutta progressivamente le possibilità democratiche, per cui il voto non conta più niente, e siamo arrivati all'ultimo esito, quello di ieri, con il voto in Parlamento, con il quale sono state praticamente abolite le libertà democratiche in questo paese, per cui per fare un referendum ci vogliono 800.000 firme, per fare un progetto di legge di iniziativa popolare se si è passati da 50.000 a 250.000 firme, per non dire poi del fatto che lo stesso Renzi, come Monti, sono convinti che le elezioni sono nocive per lo sviluppo capitalistico. C'è una frase di Monti che mi ha passato Paolo, ma c'è anche la dichiarazione di Renzi che si può governare con il 20% dei suffragi, e addirittura oggi con la riforma che è stata fatta si può governare una regione con l'8% degli elettori. Questo perché? Perché praticamente i provvedimenti che vengono adottati sono provvedimenti che la popolazione non potrebbe accettare, e di conseguenza bisogna impedire alla popolazione di esprimersi sia attraverso le elezioni sia attraverso il referendum e altri strumenti di democrazia. Il risultato di tutto questo è legato al problema centrale del nostro tempo. Il problema centrale del nostro tempo è il fatto che lo sviluppo delle forze produttive rende il lavoro produttivo sempre meno necessario, e nello stesso tempo si arricchiscono le possibilità di realizzazione umana attraverso un'infinità di strumenti a disposizione resi disponibili dallo stesso capitalismo. Perché ricordiamoci con Marx che la borghesia ha costruito monumenti più alti delle piramidi d'Egitto. Allora, il problema qual è? Che in una società basata sull'abbondanza e sullo spreco diventa sempre più difficile convincere la gente a passare 8 ore della loro vita in una fabbrica. Il problema centrale è che la necessità del lavoro è tale, è diminuita a tal punto che oggi noi abbiamo delle società con una disoccupazione enorme che non sarà mai riassorbita dalle sciocchezze che dice il governo rispetto al Jobs Act e rispetto alle politiche di incentivazione dell'occupazione, perché i posti di lavoro che si possono creare sono soltanto posti di lavoro nei servizi, e dunque posti di lavoro che non hanno niente a che vedere con la produzione e con l'aumento della produzione. La produzione sarà aumentata dalle nuove tecnologie che sono spaventosamente efficaci. Pensate soltanto che oggi esiste una macchina fotocopiatrice tridimensionale che può riprodurre gli oggetti. Di fronte a tutto questo, qual è il nostro problema?